Un saluto da Pippo Vardelli, parliamo di basket, parliamo di Becker di Piacenza su Radio Sound e oggi lo facciamo con la presidentessa Caterina Zanardi. Bentornata sulle nostre frequenze. Grazie Carlo, ciao a tutti. La Becker ha iniziato il girone di ritorno molto bene, 3 vittorie consecutive e poi qualche piccolo incidente di percorso con 3 sconfitte che hanno fatto scivolare anche in classifica dal quarto posto all'ottavo posto. Cos'è successo? Cosa non ha funzionato nelle ultime settimane? Ma guarda, io sono detesto un po' le giustificazioni, quindi cerco di guardare avanti imparando sì da ciò che è stato fatto, ma cercando di capire quali possono essere stati gli scivoloni, ma comunque guardando dritto dritto avanti, senza ripensamenti, non so come esprimere meglio. È mancato sicuramente un po' di, è mancata un po' di attenzione, come qualcuno mi insegna, le squadre un pochino più sotto, diciamo, come punteggio sono quelle un po' più prese sotto gamma, un po' più pericolose. Probabilmente è stato fatto questo passaggio, insomma, questa mancata attenzione. Io ricordo sempre che sono dei ragazzi piuttosto giovani, nonostante l'innesto recente di Marco Venuto, che pur essendo un uomo giovane, non è giovane quanto gli altri, insomma. Per cui secondo me un po' hanno risentito anche di questa loro giovane età. Io credo che fosse ed è stato un passaggio un po' obbligato, cioè dovevamo, come posso dire, mettere il naso in una situazione così per renderci conto effettivamente che abbiamo fatto bene, più di quanto forse ci aspettassimo, e ci siamo un po' gloriati di questo risultato. Per fortuna, devo dire, la sorte, gli astri, non lo so cosa, sono stati un po' dalla nostra parte e siamo riusciti a stare agganciati a questa posizione lì per lì. Ecco, l'ultimo weekend giocato, nonostante sia stata una sconfitta, ha giocato un po' a nostro favore, non facendoci precipitare, ecco, più di tanto. Da questo punto di vista, il derby con Fiorenzuola che si giocherà domenica alle ore 18, che ovviamente seguiremo su Radio Sound, può essere un punto per ripartire? Lo deve essere, lo deve essere, lo sarà. Cioè io, come posso dire, se pensi negativo, poi l'universo ti manda negatività, non so, un po' mi aggrappo a questa cosa. Sicuramente è un punto nevralgico del campionato, è un sintomo di tante cose, la raccolta di tante cose meditate durante questi giorni. E sarà, nonostante non voglia mettere pressione, però un po' come l'andata, ma ad oggi più decisivo rispetto ad altri momenti, ecco, questo incontro. A cosa deve puntare questa formazione per, diciamo, ritenersi soddisfatta poi a fine anno? Ma l'obiettivo noi ce lo siamo sempre dato e l'abbiamo sempre chiarito e tutti noi ci siamo sempre orientati in quella direzione. Sarebbe auspicabile rimanere comodamente appollaiati sulla quarta posizione. È chiaro che se non riuscissimo ad ottenerla, dovremmo ancora di più stringere i denti e compattarci il più possibile. Un po' devo dire che l'arrivo di nuove persone è sempre nonostante siano entrate positive, chiaramente un po' destabilizzante pur nella positività, per cui ancora di più rendere gruppo questo gruppo che è già da sempre stato unito. Questo è per arrivare a lottare il meno possibile, ma se sarà necessario lo faremo, insomma, per cercare di stare in questa B elite, come dir si voglia, insomma, come la chiameranno poi in futuro. Becker di Piacenza contro Fiorenzuola Bis sarà la partita valida per la 20ª giornata di Serie B, Girone C. Noi ovviamente la seguiremo in diretta su Radio Sound domenica a partire dalle ore 18. Nell'attesa di raccontarvela, un grosso ringraziamento a Caterina Zanardi per essere stata con noi, un altrettanto grosso in bocca al lupo per la fase finale della stagione. Grazie a voi, viva il lupo!